Padoan, prego, eccomi qua. Mi scusi, ma volevo che rispondesse a Massimo Giletti sul tema dell'Europa. Giletti dice che l'Europa non è cambiata. Sì, esattamente. Giletti mi sembra avesse detto che nel 2011 tutti si dicevano che bisognava cambiare l'Europa perché la gestione della crisi del debito sovrano di allora era stata inefficiente. Beh, basta guardarsi attorno per vedere di quanto l'Europa sia cambiata. In tema di politica monetaria sta inondando il sistema di liquidità, in tema di politica fiscale ha sollevato i vincoli del patto di stabilità e i vincoli agli aiuti di Stato. Ha messo sul terreno, speriamo che lo realizzi, più di 1.000 miliardi di risorse perché i paesi le utilizzino per investire. Quindi l'Europa ha dimostrato un'enorme capacità di cambiamento. Io direi che il problema non è tanto l'Europa, quanto i paesi e i governi europei che devono, a cominciare da quello italiano, approfittare di questa situazione per riprendere a crescere e quindi affrontare i temi molto seri di cui abbiamo parlato fino adesso. Grazie. Ma quando arriveranno i soldi? Perché lei ha detto, allora che io sulla carta dica, anche a se, io mi ricordo il Premier Conte ad aprile, al 6 aprile, disse abbiamo un bazooka di 400 miliardi più altri che ci darà. Il problema è che io questo bazooka mi sembra una pistola d'acqua. Io vi invito ad andare in mezzo alle aziende italiane, andate a fare un giro nelle aziende italiane. L'Europa, questi fondi, se ce li dà, se arriveranno, e speriamo che arriveranno. Parliamo di gennaio 2021. Se io sto morendo, ho bisogno di un medico immediatamente. Non posso dirgli, vabbè, passerò dopo 3 mesi. E questo è il problema. Allora, parlo che poi devo arrivare a presentare la nostra immunologa Antonella Sì, Viola. e poi io chiedo scusa, ma mi devo allontanare. Che i soldi debbano arrivare è vero sotto diversi punti di vista, ne abbiamo discusso prima in termini concreti. I soldi del Recovery Plan arriveranno nel 2021. Nel frattempo il bilancio pubblico italiano sta, diciamo, colmando un vuoto di risorse. Dovremo farlo in modo sostenibile perché abbiamo sempre il debito che abbiamo e che aumenterà in modo significativo. Va bene, i tempi sono molto importanti in questa fase, ringrazio molto Piercarlo Padoan.